Ciao, io sono Milena e siete i benvenuti sul mio canale YouTube dedicato all'arte del 3D. Oggi voglio farvi vedere il nuovo tutorial come creare una scritta gonfiabile con Blender utilizzando la proprietà fisica del CLOF, dedicato a chi frequenta il mio corso sull'Associazione Blender Italia. Nella descrizione del video troverete il link di riferimento al mio corso, ma anche dedicato a coloro che vogliono imparare. E credetemi, con Blender non è poi così difficile. La scritta poi la vedrete prima che inizi il tutorial, è molto facile e davvero anche divertente. Prima di cominciare, se vi piacciono i miei contenuti e vi piacciono i miei tutorial, iscrivetevi al canale, così mi aiuterete a creare nuovi contenuti attivando la campanellina in alto a destra, in modo da rimanere sempre avvisati tutte le volte che pubblico un video. Per il resto, che vi devo dire? Buona visione e grazie per aver visto il tutorial. Eccoci qui, aprito un nuovo file di Blender e cancellate subito il cubo di default, quindi cliccate sul cubo Canc e lo cancellate. Per il momento diciamo che la camera e la luce possiamo anche nasconderle alla vista, quindi nell'outliner cliccate su Hide in Viewport e le nascondiamo alla vista. Premete 1 dal tastierino numerico per portarvi in vista frontale. Aggiungiamo un po' di testo, quindi Add Text. Adesso lo vediamo così perché è posizionato sul pavimento. Premo Set, lo vediamo così al momento, nessun problema. Entriamo in Edit Mode, possiamo farlo da qui oppure premendo Tab e andiamo a scrivere ciò che vogliamo. Per editare il testo basterà premere Tab per tornare indietro, quindi cancelliamo la scritta, scriviamo Blender, perché no? E torniamo in Object Mode. Abbiamo scritto la scritta Blender. Lo stiamo vedendo adesso a video. Nell'outliner possiamo vedere che c'è riferimento di A text, quindi non è ancora una mesh vera e propria. Se andiamo a guardare nel tab delle properties, troviamo data, quello che riguarda il testo. Quindi cosa abbiamo qua dentro? Possiamo allinearlo, ad esempio io ce l'ho allineato sulla sinistra, ma posso anche cliccare su Center e me lo allineo al centro, come stiamo vedendo in questo momento. Poi possiamo anche andare a scegliere il tipo di font. Vediamo qui cosa ho a disposizione. Ho cliccato sul, ve lo faccio rivedere, ho cliccato su qui Open Font. Quindi se clicchiamo su questa cartella possiamo trovare tutti i font messi a disposizione e ce ne sono tantissimi. Adesso ne scelgo uno, quello che mi piace di più. Questo Berlin Sans FB Bolt. Vediamo. Sì, mi piace. Andiamo subito a fare qualche modifica al testo. Possiamo, ad esempio, modificare la geometria. Possiamo andare a estruderlo. Facciamo 0,5. Troppo. 0,03. Sì, così mi va bene. Facciamo 0,05. Eccolo qua. E dopo possiamo andare anche ad aumentare la scala in Transform. Possiamo aumentare size, portiamolo a 2. Ecco fatto. Andiamo anche ad aumentare la depth. Adesso è a 0. Facciamo un 0,02. Dà, come vedete, un po' di arrotondamento. Poi, se ci sono delle cose da correggere, da rivedere, andiamo a correggere e a rivederle. Ad esempio, qua vedo che c'è qualcosa che non mi piace molto qui, forse fa parte del testo. Proviamo a fare 0,01. Ok, corretto, così va decisamente molto meglio. Ho premuto 7 dalla tastierino per portarmi in vista dall'alto. Ora premo 1 dal tastierino, mi porto in vista frontale, sposto la mia scritta leggermente più in alto sull'asse Z, quindi GZ, o mi muovo con il gizmo. Ok, e adesso la cosa più importante da fare è andare a trasformare la nostra scritta in mesh, quindi la selezioniamo, entriamo in Object, Convert e Mesh. Ora vediamo che non è più una scritta, ma nell'outliner ha il simbolo della mesh. Vediamo come è in Edit Mode. Come vedete, non è propriamente l'ideale, quindi dobbiamo andare a fare un po' di correzioni alla nostra mesh per
pulirla e renderla più utile per il nostro scopo, ok? Quindi clicchiamo sulla scritta e andiamo a scegliere un modificatore, il Remesh. Sto utilizzando la versione di Blender 4.0. Clicco su Remesh e come vedete, come faccio invio, lui fa un Remesh e non è proprio quello che volevo. Assolutamente no, ma possiamo andare a correggere in questo modo, niente paura, poiché i modificatori non sono distruttivi. Andiamo a scegliere la modalità Sharp, andiamo ad aumentare OctreDef, facciamo un 8, proviamo. Prima di applicare verifichiamo se il Remesh può andare bene. Sì, a parte qualche piccolo difetto qui, però sì, può andare bene per il mio scopo. Come vedete mi è rimasta solo la B qui. Andiamo a disabilitare Remove Disconnected, quindi clicco su qui e ora mi ritrovo la scritta per intero. Prima di applicare verifichiamo se è un remesh fattibile per il nostro utilizzo. Ci sono tanti modi per andare a correggere la mesh di un testo, questo è uno e lo vado ad applicare per lo scopo che devo utilizzare adesso. Vado ad applicare modificatore. Altra cosa importante, Object Apply Scale, Object Set Origin, Origin to Geometry. E ora ho la mia scritta Blender rimesciata come si deve. Ora in scena dobbiamo aggiungere un'altra mesh, Add Mesh Plane. Io sono in 7 vista dall'alto, vado a scalare premendo S dalla tastiera, lo scalo bello grande, deve coprire tutta la mia scritta, sì, così mi va bene, e a questo plane vado ad applicare subito una proprietà fisica, il collision, quindi physics collision, e lo applico al plane. Cosa facciamo adesso? Andiamo ad applicare alla scritta Blender la proprietà fisica del cloth, quindi clicco su questa proprietà. Allora, adesso facciamo un po' di modifiche ai nostri settings. Quindi vertex mass 0.3 è troppo leggero, non mi sta bene. Proviamo un 3 kg e vado anche ad aumentare lo stiffness e la rigidità. Adesso ce l'ho di default a 15, provo ad andarla ad aumentare perché mi serve che sia un po' rigido a 20. Sto facendo dei tentativi, può essere che dopo io debba ritoccare questi parametri, però se lo state facendo anche voi in questo momento scrivete sotto tension di stiffness 20. Poi andiamo a vedere man mano che procede il tutorial. Andiamo ad aumentare anche compression, lo metto a 20. Andiamo ad aumentare shear, anche lo metto a 20. Per chi non sapesse che cosa vogliono dire queste cose, io ho fatto un corso sulle proprietà fisiche di Blender disponibile sul sito di blender.it dell'associazione Blender Italia. Andate a vederlo perché è davvero completo e vi spiego nel dettaglio cosa sono tutti questi settings. Blending lo mettiamo a 30. Ripeto, stiamo facendo delle prove, poi vediamo se funziona. Cliccate, se lo state facendo anche voi, su 30. Impostiamo un po' quello che è la cache. Apro la timeline qua in basso, io di default 250 frame, di sicuro non mi serviranno tutti. Provo per il momento ad impostare 80, poi vediamo se me ne servono di più. Ricordiamoci anche di cambiarlo in questa casella, quindi Simulation Start 1 End 80, in modo da non dover fare il bake di tutti i 250 frame. Impostate questi due valori. Attivare il self collision. Allora, come distance proviamo a mettere 0.0015. Vediamo se funziona. Sono pronta per fare il primo bake, quindi torniamo in alto sotto cache e clicchiamo su bake. Gli diamo qualche secondo di tempo per calcolare tutti gli 80 frame. Poi vediamo cosa succede, vediamo se i nostri settings sono a posto o devono essere ritoccati. Qualche secondo, ci siamo quasi. Diamo tempo a Blender di fare tutti i suoi calcoli, quindi nessuna fretta. Ok, ci siamo. Ora la prova del 9. Che succede se io premo play? Eccoci qua. Funziona. Allora, per il momento lo state vedendo, come dire, come tessuto sgonfio, come un palloncino senza aria. Ovviamente manca la pressione, però ha funzionato. Quindi il tessuto è caduto, la scritta, sul nostro plane, quindi è andato ad adagiarsi correttamente
e ora andiamo anche a gonfiarlo e andiamo a scegliere il frame che ci interessa, cioè dove è adagiato sul plane. In questo caso, vabbè, potevo anche arrivare fino a 80, 60 mi va bene. Una volta che avete fatto ciò, quindi avete scelto il keyframe giusto, la scritta è adagiata sul vostro plane, dobbiamo andare ad applicare il modificatore cloth. Lo andremo a riapplicare, ma c'è un motivo. Adesso lo applichiamo per far sì che la nostra scritta sia corretta e posizionata sul plane. Ok, andiamo anche a fare un save. Dopodiché, cosa andiamo a fare? Potete anche posizionarmi in questo momento sul keyframe numero 1 e andiamo a riattivare il cloth per la nostra scritta. Andiamo ad aumentare un po' il quality steps. Proviamo per il momento a fare 8, a cliccare un quality steps a 8, altrimenti mi rallenta un po' troppo l'animazione. Portiamo ad esempio la tensione, facciamo a 6, compression 6, shear 6 e facciamo anche un bending a 0.06. Proviamo così. Proviamo ad esempio a mettere un 3 qui, un 3 nella compression, un 3 nello shear e un bending a 1. Ok, allora per quanto riguarda la forza della pressure dobbiamo andare un po' per tentativi. Per il momento provo un 35, vediamo se funziona. Che un self collision al nostro blender. Ok, lasciamo per il momento invariati questi settings, lasciamoli così come sono. Ora io sono nello shape delle proprietà del cloth. Se clicco su pin group vedo che è vuoto perché non l'ho ancora creato, quindi andiamo a crearlo subito in questo momento. Tengo selezionata la scritta di Blender, entro qui in Object Data Properties dei vertici, ok. Entro in Edit Mode e adesso vediamo la nostra scritta in modalità Edit Mode, la scritta di Blender. Select All, questo sarà tutto il nostro pin group. Vado in Vertex Group, qui nel pannello a destra, clicchiamo su più e andiamo a rinominarlo pin. Invio. E con tutta la mesh selezionata ricordiamoci di cliccare su Assign Assegna. Ok, se vogliamo vedere se ha funzionato, clicchiamo Deselect e poi Select. Se ricompare tutta la scritta selezionata vuol dire che ha funzionato. Ok, torniamo indietro in Object Mode adesso e abbiamo anche creato un pin group. Rientriamo nelle proprietà fisiche. Scrolliamo in basso con il mouse, sotto Shape andiamo ad applicare il pin group che abbiamo appena creato. Andiamo anche a modificare lo shrinking factor a meno 0.015. Occorre mettere in scena un altro oggetto, un empty. Quindi vado sotto Add. Empty, scelgo un plane axis e lo sposto leggermente qua sulla sinistra, fuori dalla scritta in questo punto, ok? Quindi lo porto più o meno a metà della scritta Blender, cioè della B che inizia. Vediamo dove sono. Sì, più o meno così. Posso anche cambiare forma se il plane axis non mi sta bene, posso anche scegliere un'altra forma, ma per il momento lascio così com'è. E andiamo ad applicare un altro modificatore che si chiama Vertex Weight Proximity. Andiamo ad applicarlo, lo troviamo subito sotto Cloth, ok? Pin Group e come Target Object andiamo a scegliere l'Empty. L'Empty possiamo anche spostarlo un po' più in su, ok? No, beh, lasciamolo così com'è. Per il momento lasciamolo così com'è. Ci troviamo con questi due modificatori, il Cloth e il Vertex Weight Proximity Geometry. E poi andiamo ad applicare un po' di animazione. Andiamo a cliccare su Animate Properties del Lowest e su Highest andiamo a cambiare il valore. 1 e andiamo anche in questo caso a cliccare su Animate Properties. E ora abbiamo impostato i nostri due keyframe. Li vediamo qui al keyframe numero 1 della timeline. Keyframe numero
80, l'ultimo. Potremmo anche aumentarlo, magari in questo caso facciamo 100, quindi ci spostiamo al 100 e andiamo a cambiare i nostri valori, quindi lowest 10 e rifissiamo un altro keyframe, highest 10, invio e andiamo a rifissare il keyframe. E ora vediamo se funziona il tutto. Dove ci troviamo in questo momento nella timeline, premiamo con il tasto destro del mouse e andiamo a scegliere Interpolation Mode Linear. Abbiamo fatto. Seleziono, è già selezionata la scritta ed entro in modalità Weight Paint. Lo vediamo tutto al rosso che è il massimo della sua potenza. Cosa succede se io premo play in questo momento? Vediamo che sta lavorando, quindi funziona su tutta la mesh. Dopo capirete perché. Quindi il weight paint sta lavorando su tutta la mesh per tutta la durata dell'animazione. Vediamo se 100 keyframe sono sufficienti. Sì, potevo anche scegliere meno keyframe, ma va bene anche 100. Ok. Abbiamo visto che funziona. Ora stoppiamo, torniamo indietro e ritorniamo in Object Mode. Abbiamo visto che il passaggio funziona correttamente. Quindi rientriamo nelle proprietà fisiche del cloth, scrolliamo con il mouse fino a cache e andiamo a fare il bake. Un po' di pazienza perché ci vorrà qualche secondo. Vedete, ci mette un po' per lavorare. Ecco, una cosa che mi ero dimenticata di fare è di fermare il simulation end a 100. Però nessun problema, io adesso posso interrompere in qualsiasi momento la cache, quindi premo ESC, vado a fare delete bake, quindi vado a selezionare simulation start a 1 end a 100, ok, e rifaccio ripartire il bake. Nessun problema. Quindi se non avete voglia giustamente di far fare il bake a tutti i 250 frame, perché vi siete dimenticati di modificare quel valore, basta che premete ESC, riportatevi indietro sul keyframe numero 1, andate a cambiare simulation start e end, quelli che sono i valori di vostro gradimento in base alla vostra animazione e rifate il bake. E anche qui qualche secondo di pazienza. Prima di partire con l'animazione dobbiamo andare a fare una cosa. Se io premo play in questo momento vediamo che non funziona e voi direte dovrebbe gonfiarsi la scritta. Benissimo. Devo fare una cosa, devo portare il mio modificatore cloth, lo porto sotto Vertex Weight Proximity. Mi basta premere su questi pallini e lo trascino in sotto con il mouse. Dopodiché rientro in cloth Properties. Delete bake e faccio ripartire il bake. Guardate cosa succede premendo play adesso. Ecco, una cosa che avete visto è l'importanza anche dell'avere i modificatori nella posizione giusta. Allora, una cosa che io voglio capire è se tocca correttamente il plane. Sì, ok, uno, vediamo. Sì, rimane attaccato. Benissimo. Vediamo un po' l'animazione. Ora posso anche andare a deselezionare wireframe. Non è carina? Avete creato la vostra animazione con una scritta gonfiata. Poi nessuno vi vieta di andare ad applicare, ad esempio, un po' di smooth. Quindi selezionate il testo e andate Object Shade Smooth. Se non vi piace ancora così, potete sempre andare ad applicare anche un subdivision. Occhio comunque. Ok, facciamo un 2, premiamo play, adesso è decisamente migliore. Non è neanche tanto lento, provo con un 3,
si rallenta un pochino, ma neanche più di tanto. Ok, ora non ci resta che andare ad applicare un po' di materiali e creare il nostro video finale. Ed eccoci qui con il file finale. Vediamo la scritta che si gonfia e poi si sgonfia. Notate che ho messo l'animazione fino a 200 keyframe, prima era 100. Perché? Perché ho voluto fare anche l'effetto che torna indietro, quindi siamo arrivati al keyframe numero 100 e la scritta pian piano si sgonfia per tornare all'effetto di prima, un'animazione in loop. È molto semplice. Cosa dovete fare? Dovete rimettere altri 100 keyframe nella timeline, quindi portarvi fino a 200 e selezionare il keyframe al numero 1, Shift D lo duplicate e lo portate al numero 200 in modo da dire a Blender di ritornare a come era la situazione al keyframe di partenza. È molto semplice. Mi raccomando, poi fate il bake, quindi nelle proprietà fisiche selezionate la scritta e andate a cancellare il vecchio bake, delete bake, e rifare il bake a 200 frames. Ricordatevi anche di aggiornare il numero di end a 200, ok? Altrimenti lui farà solo il bake a 100 se non vi ricordate di farlo. Cosa ho fatto dopo? Ho applicato un po' di materiali, ho applicato una scritta rosa su un plane che in questo momento ha un materiale di tipo carta riciclata, è un materiale che ho preso da Blender Kit, mentre la scritta Blender ha semplicemente un nodo BSDF con questi parametri, li state vedendo adesso a video. Rosa, ma voi potete scegliere tutti i colori che volete. E il rendering l'ho fatto in Cycle e questi sono i parametri. Ho messo davvero pochissimi samples perché altrimenti rischiava di essere troppo lungo. La telecamera invece l'ho posizionata con la vista frontale dall'alto in modo da riprendere tutta la scritta con lo sfondo. Ho messo solo una luce spot in questo modo. Eccola qua. E per quanto riguarda il mondo, invece ha una sky texture di tipo miscita con questi parametri. Adesso entro un attimo in modalità Cycle, ci mette un pochino e questo è il render. Ovviamente adesso se faccio partire play ci mette un pochino, è molto bella, ci vuole qualche secondo. Sembra davvero l'effetto del palloncino gonfiato, però davvero vedete com'è molto molto bella. Ora divertitevi a fare altrettanto, potete rifarlo con qualsiasi tipo di scritta, io l'ho fatto anche con Milena 3D Art, adesso vi faccio vedere il breve video. Andate ad inserire un materiale per il plane, un materiale per la scritta e completate il tutto. Se volete condividere con noi il video, ci fa piacere, potete inserire quello che avete fatto o render un video breve nella sezione dedicata apposta al forum dedicato al corso sulle Physics Properties che trovate sul sito di blender.it dell'associazione.